Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti a questo Vlogmas numero 12. Oggi andremo a vedere sempre qualcosa che riguarda il make-up. Mi sono resa conto che io ho pochissimi prodotti di make-up perché, come sapete, forse fino a non molto tempo fa non mi truccavo molto. Però mi sono resa conto di avere questo astuccetto pieno zeppo di rossetti, cioè ho molti più rossetti rispetto al resto dei prodotti, non lo so. Quindi, parentesi, sempre in bagno, sempre senza occhiali che vedo un po' sfocato, sempre in pigiama, i capelli che no, non sono sporchi, però iniziano ad avere qualche segno. Sì, scusate, un giorno vi farò dei video molto più professionali, però sto ancora ingranando, portate pazienza. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qui dentro che potrebbero esserci reperti. Io sono una di quelle persone che difficilmente butta via qualcosa se non è finito, se non è scaduto, eccetera. Quindi potrebbero esserci delle cose anche non storiche, però io molto spesso appunto li tengo lì da parte se non sono finiti. Poi ci sono dei periodi, non so se anche voi avete questa cosa, che ho delle fisse, tipo in questo periodo sono in fissa con il rossetto di Sephora, quindi sempre quello a priori. Quindi magari ci sono cose che sono state lasciate lì da tempo e che neanche mi ricordo che ci sono. Andiamo a vedere, quindi sto aprendo. Ok. Ok, li tiro fuori uno a uno. Allora, beh, partiamo da questo che è quello con cui sono in fissa ora. Anzi, magari, ecco, posso tentare di fare questa cosa professionale che non so neanche quale sia il nome giusto per dirlo, cioè di farvi vedere il colore. Allora, ultimamente sono in fissa con questo nude di Sephora, che è il Sephora Rouge Satiné in francese. Ed è questo colore qui che ora vi faccio vedere. Eccolo qui. Si vede. Arrida, io con questa storia che non capisco se si vede. Sì, si vede. Mi piace molto, 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 molto. Poi andiamo con un altro. Ah, questo, non so se questo brand sia famoso qui in Europa, diciamo, però si chiama REC e l'ho preso in Cina, infatti era un brand famoso lì. E guardate, è questo, vediamo che numero è. È lo 08 Plumberry si chiama. E questo è matte, ora ve lo faccio vedere. È molto bello, mi piace molto. Eccolo lì. Molto carino. Ecco, questo video ricordiamoci anche la mia frase che ho sul polso, che è una frase per me stessa, con scritto: sei la cosa più bella che mi sia capitata. E è una frase che viene da un corso di crescita personale che ho fatto. Vabbè, una storia lunga, però intanto vi dico questa cosa. Poi questo l'ho adorato tantissimo, l'ho usato tantissimo di Kiko. Questo matitone. Dov'è che c'è scritto? Non si vede neanche più il numero qua, però era di questo rosa fluo, diciamo. Guardatelo. Bello, bellissimo. Questo mi piace tantissimo. Poi, procediamo. Qua ce ne sono un sacco. Questo è di Diego Dalla Palma, numero 165. Questo mi sa che me l'ha passato mia mamma. Ah, carino, 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 carino. A me piacciono comunque tendenzialmente, eccolo qua, i colori sul rosa, se non si fosse notato. Vediamo se alla fine butterò via qualcosa oppure no. Poi ne abbiamo un altro di Diego Dalla Palma, che però è il numero 31, e questo mi sa che è rosso, infatti. Ecco, anche i rossi mi piacciono. Ma mi piacciono anche i nude, però secondo me non mi stanno sempre bene. Però quello di Sephora mi piace tantissimo. Eccolo qua, un bel rosso acceso. Andiamo avanti. Poi abbiamo. Ah, questi. Aspettate che ne prendo perché sono una serie, diciamo, un set. Allora, questi me li ha dati una mia amica perché non li usava, sono di Victoria's Secret, sono tre, sono matte, si chiamano appunto Velvet Matte. Ok,
E abbiamo come numero, vediamo se c'è il numero. Abbiamo allora questo, allora il primo, che è un nude, si chiama Adored. Cioè, giusto la pronuncia. E guardate com'è, anche questi sono molto belli. Eccolo qua. Poi abbiamo no, andiamo in gradazione. Questo che è un po' più un rosso, ma non è neanche proprio rosso, si chiama Obsessed. Ed è un rosso un po' violaceo in qualche modo. Bello. Molto bello. Poi questo, che è il più scuro di tutti, invece si chiama Drama. Beh, giustamente è molto drama questo. Scusate la mia pronuncia inglese italianizzata, cioè nel senso non italianizzata, però si sente chiaramente un accento italiano che onestamente a me piace avere un accento, quindi per me non è un problema, ma nel caso per voi lo fosse, nel caso per voi lo fosse, scusate. Eccolo qua, è molto drama, devo dire. Bello, beh, questo con un look molto rock ci sta. Poi, ah, altro matitone di Kiko. Beh, questo l'ho usato tantissimo, infatti è praticamente finito. Anche questo molto bello, molto carino. Eccolo qui. Sì, comunque ho tutti i colori simili, se notate. Formato matita, formato rossetto, formato matte. Poi, altro di Diego Dalla Palma, numero 198. Anche questo è sul rosato. Eccolo qui. Bello anche questo, devo dire. Non avevo mai fatto una cosa del genere di mettermi tutti i rossetti. Oh, sto sperimentando un sacco in questo periodo. Ah, guardate anche questi che carini. Questi qua sono di Douglas. Che poi si dice Douglas, si dice Douglas o si dice. Non ho mai capito neanche questa quale sia la pronuncia corretta. Ne ho due. Sono fatti così con la spugnetta, vedete? E allora, questo qui è un rosso, vediamo se c'è. Si chiamano Heaven Lipstick Soft Matte Effect. Ah, ecco, questo è il numero 4, Take It Red. Quindi si schiaccia questo tasto, diciamo, e è morbidissimo con questo pennellino e sono molto leggeri, guardate. È un rosso, ma non è troppo forte, cioè guardatelo. Paragonandolo con questo, ad esempio, mentre l'altro si chiama, è il numero 1, Sweetie You, e è più un nude, direi. Tra parentesi, questo è il costume in pile da costume, pigiama in pile da pipistrello di mio fratello. Non so se l'avete visto nei suoi nei video vari, vestito così. Eccolo qua, molto bello anche questo, più nude. Poi, oh ragazzi, questo è bellissimo. Questo me l'ha regalato una mia amica cinese in Cina, quindi chiaramente l'ha preso a Pechino. Si chiama Berry Delicious e Etude House, penso sia il brand. Infatti, vedete che qui, non so se si vede, ha le scritte in cinese. Aspettate, che metto a fuoco, non so se si capisce. Comunque, ha le scritte in cinese, ma guardate la dolcezza. Allora, vedete già la confezione che è super carina, super sbrilluccicosa. Ma attenzione, cioè guardate quanto è carino, guardate la confezione, guardate il mini pennellino qui e questo è un fucsia. Molto bello, aspettate che non si vede nulla qua, molto bello, eccolo qua. Molto bello, devo dire. Ecco, c'è anche una mosca, mancava solo questa. Ok, andiamo avanti. Poi qui abbiamo questi due di Sephora, stranamente uno sul rosa e uno sul rosso. Allora, il rosso è il numero 01 ed è. Bello, molto acceso. Mentre il rosa è il numero 13 e
Beh, non è proprio un rosa, diciamo. Bello comunque, molto bello. Poi abbiamo un altro di Sephora, però modello diverso, numero 30, eccolo qui. Carino anche questo. Comunque, tipo questo non mi ricordavo neanche di averlo, ecco, per dire, questo è un classico esempio. Ok. Ne abbiamo ancora uno di Diego Dalla Palma. Questi mi sa che li ho presi tutti a mia mamma, penso. Che è sempre rosa. Eccolo qui. Ah, bellissimo questo di Kiko, numero 124, no, Goss, numero 124, che si apre così. Beh, la confezione l'adoro, tra parentesi. Questo è super fucsia, adorissimo, mettiamolo qua. Bello, bellissimo. A me piacciono tanto questi colori anche molto accesi, ve lo dico. Ok, poi abbiamo. Ah, questo di Mesauda 102 Light My Fire. Mi piace il nome. Comunque adoro i nomi che mettono al make-up, che è un rosso, chiaramente. Ed eccolo qua, molto bello. Poi. Ci siamo quasi, eh. Questo è di Pupa, numero 502, è un rosa. Aiuto, ragazzi, non ho più spazio. Vado qui. È un rosa un po' diverso, bello però. Okay. Poi abbiamo sempre di Douglas Lip Shine Lip Gloss, questo numero 3, Flirt Nude, questo è molto più brillantinato, proprio lucida labbra, infatti è molto chiaro. Ok, poi abbiamo, oh ragazzi, gli ultimi due. Ultimi due abbiamo una matita, ah questa l'ho adorata, matita di pupa, matita labbra. Vediamo se ha un numero. 007. Sempre fucsia. E poi questo che è di Max Factor numero 30, che è sempre un rosa. Però più chiaro. Ok, ragazzi. Questo è quanto, quindi questo dovrebbe essere un video dove mi è partito un rossetto, una specie di decluttering, cioè quindi dovrei buttare via qualcosa, ma io ho anche, ora mi sono sporcata chiaramente con i rossetti, ho anche rivisto dei rossetti di cui io non ricordavo l'esistenza e mi piacciono i rossetti, se non si fosse capito, forse più di, non lo so, di altri trucchi. Io sono per la teoria che queste cose non sono ancora così vecchie e non si sa mai. Quindi io penso che in questo caso terrò tutto ancora. Quindi ora riempirò di nuovo quella pochette.
Insomma, dai, non erano così tanti. Vedo gente anche su YouTube che ha cassetti interi di trucchi, no? Comunque, questo è il risultato del decluttering. E questo è il risultato. E niente, ragazzi, quindi sto sperimentando varie tipologie di video. Fatemi sapere, ci vediamo domani con un altro Vlogmas.